Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Simoncini, Vivaio Cerretani, Superauto, ETS Tech, Neomedica, Ristorante Casa Tua, Gross Market. Buongiorno a tutti, in diretta dopo la prova qui dal nostro studio di Siena TV sotto il Tartarugone in Piazza del Mercato, con tanti ospiti, qualcuno deve ancora arrivare. Quando avete finito di parlare per conto vostro, dottori, abbiamo anche due dottori importantissimi per il Palio di Siena, Raffaello Ciampoli, buongiorno, bentornato nei nostri studi. Buongiorno. E buongiorno a Giovanni Porcella, buongiorno, bentornato Viola. Dopo due anni della pandemia, veterinario del magistrato delle contrade. Ovviamente non facciamo nessuna domanda sulle condizioni del cavallo esonerato della civetta, perché non mi sembra corretto, ne ha parlato stamani il sindaco in giornata, poi ci saranno nuove decisioni. Sta arrivando anche un altro ospite. Allora, poi abbiamo Sandro Bencardino in qualità di cavallaio di proprietario appassionato di cavalli, ma anche di preparatore atletico, perché da te vorremmo sapere fisicamente come. Ecco Bonucci che è arrivato. Poi abbiamo Vittorio Vannini, cavallaio. Appassionato di cavalli. Jessica Saroldi, che invece è una che a cavallo ci va. Quindi Jessica, tu ci potrai dire, perché monti in ippodromo e poi fai anche monta americana, quindi ci potrai dire diverse cose. Bonucci non ha bisogno di grandi presentazioni, perché ovviamente è senese, contradaiolo dell'Istrice, è stato capitano della contrada di Camollia, allevatore di cavalli, conosce benissimo tutte le linee di sangue dell'anglo-arabo francese e del continente e della Sardegna, perché insomma una parte dell'allevamento da Clodia nasce anche dalle tue conoscenze, c'è lo zampino tuo, e poi vicepresidente dell'associazione dell'anglo-arabo corse, sì, quindi confermo. senti te quante cose. Allora, siamo alla prova quarta. Che si dice, ragazzi? Vannini, cominciamo. Che si dice? Ma io... No, allora niente, aspettate dopo. Ma hai fatto qualche tatuaggio in più? No, sono sempre i soliti. Sono sempre i soliti. Ho finito non bracci. Mi sembrava... Hai finito i bracci. Ma ce l'hai anche nelle gambe poi, ovviamente. Uno solo. Pubblicità e poi andiamo ad analizzare la prova di questa mattina e quella di ieri sera. Essenzialmente li costruiscono. Siamo in onda, la discussione è già partita, siamo belli in forma. Allora, io direi di cominciare con la prova di stamani e poi andiamo subito a vedere quella di ieri sera. Allora, stamani si è corso in 9. Allora, questa è la prova di questa mattina, vediamo che cosa succede tra i canapi. L'avete vista tutti la prova? Sì. Ok. Allora, anche stamattina c'è stata un po' di confusione tra i canapi della chiocciola, che comunque ha qualche movimento in qua e là. Ho visto ha cambiato imboccatura, se non sbaglio. C'è una S, mi sembra. Sì, mi sembra di sì. E quindi ha cambiato imboccatura e poi c'è il leocorno che prova Volpino.
Ho visto che c'è qualche novità, hanno messo paraombre a diversi cavalli stamattina. Un po' di laterali, sì. Hanno messo laterali Brujo, Torre. Hanno messo i paraombre, quindi vediamo se poi questi tentativi. Ecco, e poi prova ancora la chiocciola che ha provato anche ieri. Ogni tanto i cavalli inciampano nelle due curve, ho notato sia ieri che stamani, sia a San Martino che al Cassato, ogni tanto c'è qualche incertezza. Ma anche il video che poi si è diffuso ieri sera, diciamo verso l'ora di cena della caduta della civetta, se si guarda bene in quel video lì, che si vede proprio scivola. Da San Martino, scivola sia il leocorno, il montone, sì, e poi esatto. La civetta va in terra. Esatto. Quasi nello stesso punto. Nello stesso, sì, praticamente sembra lo stesso punto. È un video amatoriale girato da San Martino dove si vede che anche i primi due cavalli hanno un'incertezza. Scivolano. Sul posteriore, sì. Uno sull'anteriore, e poi arriva la civetta. E lì mi ritorna una cosa che mi dissero dei Fantini per le prove di notte, che c'è in dei punti dove veramente o inciampi o se lo prendi una mattonella dove ti parte dietro. Oh, secondo me un po' ci stanno lavorando, perché comunque riassestare il tufo dopo tanto tempo non è nemmeno facile, ecco, però l'importante è che ci lavorino bene per domani. Penso, ecco. Di sì. Allora, vediamo anche un altro punto di vista. Questa volta il Brujo è rimasto, ha perso il tempo di mossa. Sì, ma un po' le sta per, cioè un po' li scarta, è un po' al canape. Diciamo i cavalli si è visto anche un po' per la tratta. Però notate, ecco, la cosa che mi ha fatto paura è che la chiocciola sta stretta e ha preso lo steccato. Quindi, allora, rivediamolo. Forse è fatto male lì. Sì, dici? No, pensavo, perché se si guardate questo, un rumore, da qui forse si vede ancora meglio. Rimane, no, non si vede, rimane strizzato, no? Sì, nello schiacciamento pantera-lupa. Sì. Lo steccato proprio con lo zoccolo. Sì, sì. Allora, stamani ha provato 10 metri l'uscita dai canapi la torre, che fino ad ora non aveva fatto, e no, poi dopo ha fatto veramente un canter. Secondo me anche ieri voleva provare, poi ci fu la pantera, un po' gli rimase il canape sulle gambe e tendette a scendere, a quel punto la torre richiamò subito, ma secondo me quello sta cercando di aggiustare un po' il canape, la partenza, e poi è un cavallo, penso, abbastanza affidabile. Oggi stamani ha provato i laterali un po' per impegnarlo in più in partenza e secondo me bene, ecco. Ci sono alcune contrade che vanno in su e alcune contrade che secondo me un po' stanno andando in giù, poi. Che vuol dire? Chi sale chi scende? Tanti cavalli nuovi, 4 giorni, magari si cominciano a far sentire. Senza tornare a nessuna polemica. Ah, ma non è... Ma la realtà dei fatti è che il criterio di scelta dei cavalli è alquanto, non saprei che aggettivo... Inusuale. Inusuale, Mi piace? Sì, diciamo inusuale. Rivediamolo rallentato, perché io ho paura che domani sera sarà dura trovare... Quindi... Sono comunque, tutti molto pronti. Vedi, ho messo proprio lo zoccolo sopra. Anch'io non ci avevo fatto caso. No, sì. Siccome sono lì con la terrazza, io fa proprio un bel rumore su di legno e zoccolo. Perché è un cavallo un po' piccolino, no? Rispetto magari a quello della lupa, credo sia il cavallo più prestante fisicamente, è il più grosso, mi sembra. Ma sì. Quello del Brujo non è piccino. No, neanche quello del Brujo, però. E quindi quello invece, il cavallino della chiocciola, che è un gattino, perché va ad una velocità, una progressione di galoppo veramente bella da cavallo da corsa, e ovviamente essendo basso, il cavallo della lupa è un cavallone, l'ha strizzato. Sì, e poi in più è comunque sia... I suoi problemi caratteriali al canape già ce li ha. Magari se si avvicina e riesce a starci tranquillo, è un discorso. Già con un po' di cavalli che si danno noia, ok, è ancora più problematico. Il fisio non lo aiuta. Allora, se invece andiamo a ieri sera vediamo che ancora le intemperanze sono quelli dei cavalli nuovi, cavalli anche di grande qualità. Quindi poi vorrei un aiuto da Bonucci per capire se quel sangue, quella qualità
che definisce dei cavalli da corsa. Van Cook è un figlio di Ogiva, ce la ricordiamo tutti, questa anglo-araba con un carattere veramente da tigre, che comunque aveva una forza nelle corse regolari. Mi ricordo che al Gran Premio in Sardegna, Chilivani, c'era il cavallo di Pinna che la stava per superare e lei un balzo felino gli si è avventata per morderlo, infatti poi suonò la sirena e fecero vincere il cavallo di Pinna, che era uno stallone tra l'altro, e perché lei, come lo vide avvicinarsi, si girò e gli aprì la bocca tipo coccodrillo, insomma, no? Cavalla di grande carattere. Quindi a volte tutta questa forza... Sì, dipende comunque dal carattere, non è tanto il sangue, perché sono stati puro sangue, erano docilissimi e adatti, e altri invece, non scordiamoci che gli arabi hanno un bel carattere. Certo, per cui, sono fortissimi, sono gli arabi. Quindi è proprio il tipo di cavallo, c'è chi ha più grinta, c'è chi l'ha meno, poi... Sono situazioni nuove, quindi la cosa non ci importante sono, sarebbe la docilità, sì, perché certo. Un cavallo forte, docile, è un cavallo perfetto per fare il palio. Il cavallo ci vuole la testa, come si dice sempre. Quindi, e ci vuole... ecco. Il cavallo che ha cervello, anche se galoppa un po' meno, ce lo trovi sempre, può migliorarci, i veterinari ci possono lavorare bene. Il cavallo un po' che è già su 10 di partenza... fa fatica, perché poi si consuma peggiora la situazione, poi dopo un'ora di, mi auguro di no, di mossa, come ci sono restate, visto che cominciano a scalciare, a difendersi, perdono il capo e quindi non ci riapre più. Danno dei segnali veramente che non tollerano più la situazione. Guardate ieri sera che cosa succede, perché alla terza prova il cavallo della civetta comincia a fare un po' fatica, no? E quindi comincia a non volere più stare al canape. Questa era la mossa valida di ieri sera, o no? Sì, sì. Questa è quella valida, ok? E poi vedremo il particolare invece problematico appunto della civetta. Quando il cavallo... si alza in piedi. Allora finiamo di vederla, perché poi qui abbiamo visto cavalli che sono, secondo me, ha provato il leocorno sia ieri sera che stamattina, no? E anche il cavallo del Montone, che si è visto poco, mi piace. Sono, secondo me, cavalli, non mi sembra di vederli sudati, preoccupati, no. O che hanno perso peso, che dite? No, come diceva prima, ci sono alcuni che vanno avanti e mi sembra ci stiano adattando molto bene, altri invece soffrono, e già si vede per lì un po', gli piace meno questo giochino. Allora andiamo a vedere il particolare di Van Cook, questo è il nome del cavallo dato in sorte alla civetta, che ieri sera a un certo punto ha questa difesa, no? Guardate. Quindi vediamo al rallentatore, ci sono comunque contrade che sono dietro, non sono sul canape, ma sono dietro, quindi girati dietro, per cui è necessario trovare. E il cavallo è un po' già nervoso, perché ovviamente i cavalli si toccano, si spingono, e qui... non ce la fa e mette, adesso lo vedrete nell'inquadratura laterale, si alza in piedi, quindi si impenna e mette gli anteriori al di là del canape. Adesso il nostro regista dal furgone regia ci farà vedere il particolare che è stato selezionato per far vedere la prontezza di riflessi del mossiere, perché non ha esitato un attimo, lui ha già... Vedete, dietro c'è tutto questo movimento di zampe, il cavallo si alza forte e là. E quindi immediatamente il canape cade, no? Quindi devo dire che Renato è stato bravo, no? Grande prontezza di riflessi. Quindi poi c'è tutto questo misto qui, cavallo che si rialza in piedi,
E poi il cavallo che scivola, vediamo anche la parte in cui il cavallo della civetta cade a San Martino. Dovremmo avere un piccolo fotogramma, perché ovviamente le immagini... Questa è a velocità normale. Nell'angolo in alto a sinistra, ecco, si è visto in terra un attimo. Mm-hmm. Lo vedete anche da lì voi, eh? Sì, sì. Dietro al logo del consorzio, proprio eccolo là. Vedete? Si vede. Sì, poi ti ho detto c'è un video amatoriale. Eccolo qua l'ingrandimento, riesci... guardate, si vede proprio un dettaglio dalle immagini, eccolo qua. Vedete? Scivola e fa una bella scivolata, quindi probabilmente il cavallo ha riportato, come si dice, scena dei druscioni, perché insomma... Sì, ma sembra una scivolata senza conseguenze. Sì, no, no, anche secondo me, perché poi il cavallo si è rialzato. Si è rialzato subito, ha fatto due giri, Fantina sì. Si è rialzato su. Sì, sì, sì. Uno scivolone. Però no, di... al momento non sappiamo, abbiamo notizie dalla Castellare se c'è un Fantino? Io no. No, no, si parlava di Murtas, ma non si sa se. Però il se vi ricordate, Pusceddu è sceso anche fra canapi. Perché sì, devono aver cambiato, ce l'abbiamo. Devono aver cambiato l'imboccatura. Il cavallo, oltre ai problemi, aveva se anche questo cambiamento se mi ha dato noia. Perché era tutto la testa. Abbiamo anche. No, c'è la pubblicità. Ah no, arriva subito e poi si va in pubblicità. Allora, e poi lo vediamo. Abbiamo anche questo particolare. No, no, no. Allora, sentiamo anche, vediamo, abbiamo un'immagine di piazza, la diretta, la camera in diretta su Piazza del Campo. Intanto invece andiamo a vedere il particolare di Bighino che scende, quindi il fantino della civetta che scende per aggiustare, perché gli hanno messo un capezzino più di bocca spagnolo, di quelli incrociati, no? Messicano. Secondo me non è per aggiustare, che lì si era aperto. Ah, lì si è il sottogola? No, no, il capezzino incrociato. Ah, il capezzino incrociato si è aperto. Ah, è vero, hai ragione, si vede. E adesso lui... Ce l'ho visto svolazzare. Sì, 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 hai ragione, Li svolazza, e lì sotto aperto. È il capezzino che si era sganciato. Ok, e poi lui risale su. Anche perché comunque alla fine per loro le prove servono anche a questo, no? C'è chi prova un capezzino, un morso diverso, no? Cose. Poi però alla fine sono cavalli che quattro giorni, oltretutto li cambi un po' tutto. La prima volta fanno un palio, a volte anche è più, diciamo, si può dire segmentari dei fantini, no? Certo. Ecco. Vogliamo provare qualcosa, penso io, a volte. Ma no, ma lo facciamo tutti, Jessica, non è che è vero o no che si provano un sacco di imboccature, la sella, più che e altro la anche un cavallo da corsa, la mano non è come, cioè non tutti abbiamo la mano uguale, certo. Quindi un fantino ha bisogno di un morso un po' più duro, un morso un po' uno snodato, si deve impostare a seconda di come sente il cavallo sotto. E poi c'è questo problema, no? Ora lo chiedo ai medici veterinari, dei cavalli che passano la lingua, succede solo nei cavalli a corsa, perché nei cavalli a sella io ho mai sentito dire un cavallo che passa la lingua, non so tra quelli americani. Perché i cavalli da corsa passano la lingua? Non ho capito. Cioè, questo è l'imboccatura e la lingua di solito sta sotto all'imboccatura, va bene? E invece questi cavalli passano la lingua così. Perché lo fanno i cavalli a corsa? Beh, dipende. Molte volte lo fanno soprattutto per difesa, perché dipende anche dal modo di addestramento, dai principi dell'addestramento. Che ad esempio ancora dipende, uno secondo del tipo di addestramento che gli dà usa le tirelle o meno. E quello molto gli porta a difendersi mettendo la lingua sopra. Quindi gran parte delle volte è anche una difesa. Quindi è nel mondo delle corse che ci sono dei metodi che sono un po' antiquati? No, no, lo fanno in tutti gli sport. Ad esempio ci sono anche dei morsi nello sport che fa anche lei. Anche nella nostra montamericana. C'è il morso salvalingua che ha proprio una... Sì, sì.
qua non si possono usare perché qua si usa il filetto più leggero possibile per dare meno ingombro possibile al cavallo, soprattutto per il tipo di monta che è tutta monta sulla, in appoggio sulla bocca del cavallo perché il fantino deve spingere. Loro invece usano ad esempio un morso salvalingua che è una specie di curva, questo per i neofiti, per spiegare anche al pubblico, diciamo, che proprio evita che la lingua possa passare sopra. Raffaello? Ma il fatto che un cavallo passi la lingua al di sopra dell'imboccatura dipende un po' anche dal carattere del cavallo, da come un po' così, no, lo stato. Nel mondo dell'ippica è ufficiale che passano la lingua, perché gli scommettitori possono scommettere, c'è scritto lingua legata, Vabbè, ma legare, cioè, legare la lingua in certe situazioni meglio. È anche proibito in alcuni casi. No, certo, a Siena non si può fare. Bravo. Perché ovviamente i tempi sono talmente lunghi, li cascherebbe, andrebbe in necrosi. Ma comunque, nelle corse regolari dove si fa le scommesse c'è scritto lingua legata. Sì, lingua legata perché è un po', diciamo... Forse gli animalisti non l'hanno capito. Una, secondo me è un po' un'usanza, così, un retaggio un po'... Direi veramente... Perché si pensa che la lingua possa impedire il flusso dell'aria. I problemi respiratori, delle prime vie respiratorie del cavallo sono molteplici e non dipendono dal fatto che la lingua possa andare a occludere le vie respiratorie. Quindi è un po' così, un po' un concetto di vecchi allenatori magari che possono pensare questo. Secondo me non serve a niente legare la lingua. Se c'è un problema va risolto in maniera differente e poi insomma è un atto un po', diciamo così, non proprio etico nei confronti di questi animali. Ecco, ed è, lo ricordiamo, che è una cosa legale che si può fare nelle corse regolari dove ci sono le scommesse. Palio di Siena non si può fare. E in tutti i pali d'Italia non si può assolutamente fare, quindi vietatissimo l'uso di legare la lingua. Addirittura in alcuni pali in giro per l'Italia non si possono usare neanche gli speroni, quindi figuriamoci, ecco, ci sono regole, molta più attenzione al benessere degli animali nelle corse irregolari, tra virgolette, che in quelle regolari. Insomma, devo dire che c'è molta più attenzione al cavallo. Allora, il nostro regista ci ha preparato una chicca, perché vediamo in contemporanea le quattro mosse delle prime quattro prove, le vediamo a rallentatore, e mi sembra che sia la pantera quella che... Allora, vediamole in play, normale, guardate, in contemporanea vediamo cadere il canape, i cavalli hanno sempre un buon allenamento fondamentalmente, poi sono solo due i cavalli che... si muovono molto dentro il canape. So, beh, non male, la pantera è sempre lì, o no? Sì, la pantera è una statua pronta. Torniamo alla mossa rallentata, rivediamo l'ascesa del canape a rallentatore nelle quattro mosse. Piace molto, questo montaggio dove si vedono tutte insieme. Buono l'allineamento, anche il bruco c'è sempre, eccetto nell'ultima prova. Drago c'è sempre. Drago, torre. Il drago ogni tanto magari li fa la difesa di un po' di scartare, almeno in una prova o due gliel'ha fatta. Penso bene anche l'istrice, perché ti ha fatto vedere, certo, l'altra mattina dal nono tre bracciate aveva già coperto cinque cavalli. Purtroppo per me, ma è così. Già, è vero, purtroppo. Te che dici, Jessica? No, io sono neutrale, quindi... No, diciamo. Ma qual è la coppiata che ti piace di più? C'è un cavallo che... Allora, a me personalmente piace molto Zentile. Perché è un cavallo da corsa? Perché è un cavallo da corsa, ma secondo me non è un cavallo per questa piazza. Perché c'è troppo motore... È vero, quando hai il motore sotto vuol dire tanto, però ci devi avere anche il controllo. E quindi è un po' un'incognita. Mi piace molto il cavallo della Pantera e vediamo poi nell'andare avanti.
Allora, Sandro Mencardino. Non fasse facce. Sandro Mencardino, allora, a te quale ti è piaciuto in questi giorni? Ma devo dire, ci sono cavalli nuovi, bisogna dargli il tempo, bisogna vedere come si adattano nei quattro giorni, come sono arrivati, come non sono arrivati. Dare dei giudizi, no, così. Ma magari c'è un cavallo che ti ruba l'occhio, non lo so, a me Viso d'Angelo mi sembra bellissimo, no? A me piace. Vabbè, molto a me l'occhio me lo rubano in tanti, anche perché amo talmente il cavallo che tutti non posso li porteresti dire... tutti io, a casa io me li porterei tutti a casa, dai. Senti, della prestazione di Zenis sei soddisfatto? Allora, fatta anche la tratta, quindi... sì, finalmente sono riuscito a portare un cavallo in piazza, quindi sono contento, sono contento del lavoro fatto da Massimo Milani, ricordiamo. Sì, ho portato un cavallo. C'aveva 10 cavalli, sì, e 9 sono arrivati, sì, poi a fare in fondo, a fare tutto. Quindi, no? Anche perché ho notato come viene trattato il cavallo, il benessere del cavallo psicofisico. Quindi abbiamo portato un cavallo Zenis, diciamo, è giovane, a 7 anni, ha perso 2 anni per la pandemia. Molto in forma, stava bene, sono contento, non è stato scelto, però è arrivato in fondo, sono contento, ho avuto delle note molto molto positive da tutti dentro di me e sono strafelice di quello che ha fatto. Vediamo, nel futuro lui ci sarà, io sono contento. Pubblicità, poi parliamo dei miglioramenti del benessere dei cavalli, dato che abbiamo 2 veterinari, e rientriamo tra pochissimo. Siccome abbiamo stamani nel nostro parterre degli esperti di allevamento e linee di sangue, siamo in diretta, ragazzi, ma io però vado a matti, guarda, indisciplinati in una maniera, ma come sono terribili sti ragazzi. Allora, visto che abbiamo tutta una serie di esperti e con voi possiamo parlare di cose più tecniche, cerchiamo anche di raccontarle un po' al nostro pubblico di meno esperti. Raffaello Ciampoli, insieme a Marco Roghi, sono all'inizio di una rivoluzione importante negli ultimi 20 anni, che ha portato, come dicevamo anche nei giorni scorsi, ad avere un'omogeneità di cavalli. Poi quelle che sono le scelte strategiche dell'ultimo minuto, purtroppo tutti gli sforzi che sono stati fatti, e pazienza, però ecco, si arriva verso un'omogeneità di un cavallo da palio, si ricerca una certa morfologia, una certa funzionalità e un certo carattere, no? Perché i cavalli molto riottosi, molto facilmente sopra le righe in situazioni difficili, nel tempo sono stati scartati, no, Raffaello? Siamo riusciti però a raccontare all'esterno, a comunicare all'esterno tutto quello che Siena ha fatto di importantissimo, tanto che il decreto Martini nasce proprio sul nostro protocollo dei cavalli. Sì, io sono il più vecchio di questa storia qua. I passi sono stati fatti tantissimi e ci fu una vera e propria rivoluzione, no? Perché io, come abbiamo raccontato più volte, però magari lo ripetiamo un attimo, nell'87 ci fu la svolta della Previsita. Cioè, quindi dovevamo cercare di portare in contrada, quindi di dare, assegnare dei cavalli che fossero, se non altro, sani, ma soprattutto, insomma, che non creassero grossissimi problemi, soprattutto alla festa, no? Quindi evitare il più possibile, quindi diciamo, il target è stato quello di evitare il più possibile gli incidenti. Quindi il lavoro è stato enorme, ti hai detto 20 anni, sono più di 30 anni. Sì, no, dicevo 20 anni dell'ultimo, da quando è arrivato, sì, il mezzo sangue, no? Sì, da quando, sì, il puro, sì, sangue è stato bandito dalla piazza. Dal 2000... siamo riusciti a togliere il puro sangue e tutti i cambiamenti fatti poi li ho visti anche poi, oltre che qui a Siena, li ho visti un po' in
tutte le manifestazioni ippiche, insomma tutti i pali d'Italia hanno poi seguito quello che noi facciamo, che abbiamo fatto. Seguono addirittura il protocollo dei farmaci, che è stata una lunga anche quella lavorazione, dove ci sono stati tante ricerche, tanto lavoro è stato fatto in collaborazione col Ministero, con i veterinari delle contrade, un lavoro incredibile, no? Rivisto poi negli ultimi quattro anni fa o tre. Sì, quello diciamo è lo scoglio un po' più duro, perché deve andare incontro a delle esigenze che purtroppo abbiamo, perché quattro giorni di prove fra quelle prove di notte tratta e tutto, quindi potevano creare qualche problema, cioè non possiamo pensare che un atleta magari possa avere un po' un mal di pancia, quindi dovevamo in qualche modo trovare un compromesso, quindi è stata una farmacologia che potesse aiutare a sciogliere i muscoli. La parte più difficile è stata quella di poter andare incontro a queste esigenze senza passare poi però nel doping, quindi anche poi nel maltrattamento. Però come dicevi te, insomma, il lavoro è stato tanto e fortunatamente ha dato dei risultati, perché io mi ricordo i cavalli che arrivavano la mattina al Lentrone, insomma, a fine anni 80 erano delle situazioni drammatiche, imbarazzanti, e questo addirittura una volta a Giraffa gli arrivò un cavallo cieco da un occhio. Sì, ma il problema era che non riusciva, qualsiasi commissione veterinaria, qualsiasi professionista, non potevamo pensare di controllare in maniera adeguata 30-40 cavalli che potevano essere nell'entrone la mattina in poco più di 2 ore, senza neanche gli strumenti. Quindi la veterinaria ha fatto passi da gigante in questi anni e dovevamo seguire questa linea, cioè avevamo gli strumenti per poterli utilizzare e per poter garantire alle contrade, per garantire alla festa un animale più possibile sano. E poi, come adesso stiamo vedendo tutti, no? Quello che è importante è l'addestramento, no? Quindi sapere... Addirittura gli altri pali anche loro organizzano delle corse di avvicinamento proprio per selezionare i cavalli, vederli, quindi nostro sistema viene adottato un po' da tutti, sì, ma no? Poi abbiamo visto, no? Ci sono stati gli studi epidemiologici che abbiamo fatto, che abbiamo visto che gli incidenti potevano succedere sugli animali giovani, quindi abbiamo detto non prima di 5 anni possiamo mettere un cavallo in piazza, perché un cavallo a 5 anni è maturo, ha sviluppato il suo sistema scheletrico, muscolare, tendineo, è equilibrato, quindi tutti questi passi sono stati guadagnati con tanto sforzo. Adesso sembra facile, ma all'inizio ce lo ricordiamo. Entrare, la previsita fu facoltativa la prima volta, sì. E ci furono 13 cavalli che furono visitati. Abbiamo fatto dei passi incredibili, bravo. Senza mollare mai fare un passo indietro. Sono state battaglie lunghe, però. Battaglie lunghe, ma hanno portato grossi risultati, quelli che abbiamo. Poi è logico, la perfezione non ce l'abbiamo mai. Però tutto ogni anno, infatti, ci sono delle aggiustature, no? Degli sul protocollo, che eccetera. Sono importanti. Degli aggiustamenti che vengono fatti. Una selezione, Giovanni Porcella, che tu sei un medico veterinario che lavora in Sardegna, tra l'altro monti anche a cavallo, fai le gare e lavori molto con i cavalli, con gli anglo-arabi, li conosci tutti, quindi come dire, negli anni questa selezione è venuta bene, no? Diciamo che io lavoro da prima che nascano a quando fanno le corse nelle regolari in Sardegna, li seguo io, poi passano qua. E sarebbe molto interessante, come stava già accennando, creare veramente dei cavalli da palio, perché anche la distinzione che diamo noi, questa è da corsa, questa è da palio, è un po' così, nel senso che... Sì, no, c'è un po' empirica, no? No, è empirica, ma non è empirica, perché i cavalli che arrivano al palio, gran parte delle volte, in termine ipologico, non sono quelli da corsa, perché quello che ha vinto di più ha vinto 11.000 euro. E quindi un proprietario può permettersi di mandarlo a riposo, nel senso a riposo dalle regolari, e prepararlo per il palio di Siena, perché se un cavallo ha un proprietario, ha un allenatore, ha un allevatore, gli vince 50.000 euro all'anno, non lo mette sicuramente nel protocollo per il palio di Siena. Quindi questi cavalli qua sono quelli che nel regolari non vincevano. Ci sono cavalli che hanno fatto 22 corse e non ne hanno vinto manco una. E sono quelli per il palio di Siena. Quindi sarebbe bello vedere queste cose a priori, vederle prima in base alla morfologia, alla genetica, perché è una cosa che a noi sardi piace tanto, cioè ce l'abbiamo nel cuore. Cioè sono ragazzi, sono venuti in nave, sono venuti in aereo per vedere i loro cavalli
corre il Palio di Siena, quindi sarebbe bello mettere da parte un po' anche il pensare di vincere nelle regolari e magari cercare di allevare usando determinati stalloni, tipo io ad esempio sponsorizzo molto Pantuosco per la docilità, per le forme, la linea Vido con Scardesi, vai a vedere oggi su 10 c'erano tutti. Sì, certo, sempre. E sempre, i cavalli buoni sono quelli. Quindi, ma infatti la cavallina della Pantera è una Pantuoschina. Sì, ma c'erano tutti, o linea materna o linea paterna, c'erano Vidoc, solo uno c'ha solo Scardè, mi pare, uno o due. Uno solo c'ha E quindi sarebbe bello iniziare però, a pensare... Però qua da Siena abbiamo anche un altro cavallo che speriamo che riesca a dare dei buoni prodotti anche per il Palio, perché è un cavallo da Clodia Bomario, che Bonucci conosce bene, penso, che morfologicamente è uguale al padre a Bombolino. Quindi ha questo metonde, questa armonia, è nero però, ed è un cavallo che... ha vinto tutti i pari d'Italia, è molto... Ed è docilissimo. C'ha un carattere... Ha un carattere eccezionale. Veramente... Quelle sono le cose più importanti. E quindi questa sua capacità di freddezza, di non preoccuparsi, di essere al tondino addormentato... Sta coprendo molto, ora aspettiamo prima. E infatti ieri avevamo Giovanni Vidali dell'allevamento di Casafrassi della stazione di Monta di Chiarapepi. Il cavallo in questi 2-3 anni ha coperto, oltretutto è a fondo inglese, quindi ha meno fattrici da poter coprire rispetto a un fondo arabo. Però già le forme dei puledri sono molto belle, quindi aspettiamo i debutti dei 3 anni per vedere poi se caratterialmente ha trasmesso. Io vedo oltre tanto, alla morfologia. Io no? Vedo tanto per la piazza gli anglo-arabi veri, cioè nel senso per l'ippodromo vedo più spinti quelli figlio di uno dei due genitori puro sangue inglese, mentre qua a me piacciono tanto quelli che sono figli veramente dell'anglo-arabo, sia di padre che di madre, cioè arriviamo alle percentuali che uno vuole, però arriviamo da due anglo-arabi, mentre in ippodromo vanno di più i figli di uno dei due puro sangue inglese. Quindi gli dai il fondo arabo al puro sangue inglese, quelli sono più di ippodromo, mentre qua io vedo sposare bene, anche come statistiche, l'anglo-arabo con anglo-arabo. Allora, in realtà infatti, era stata fatta. Infatti, anche sul discorso di Bomario, secondo me dovremmo aspettare più certo. Dei debutti a 3 anni. No, intanto i debutti... magari dei 5 anni... No, i debutti di 3 anni per vedere se sono da corsa, come vanno, esatto. Perché già vedi il carattere, no? Anche alle corse lo vedi. Sì, ma... Lui diciamo era proprio pipato per questo giorno. Ma perfetto. No. Quindi sì. Pubblicità, poi torniamo perché forse il nostro amico Giovanni Porcella non sa che in realtà è stato fatto un grosso lavoro proprio per cercare quella linea lì. E sono in diretta. Qui offriamo anche il caffè ai nostri ospiti, li trattiamo benissimo. Allora, tornando al discorso di prima, tra l'altro Bonucci ci avevate un cavallo anche voi, mi ricordo. Ilon. No, il figliolo tuo forse. Ilon, no, era un Vidoc. Era un Vidoc, era un fondo, era per il Sauro bruciato, il Cesnat. Sì. Allora, in realtà fu fatto un grandissimo lavoro in cui veniva dato un incentivo nel momento in cui la città aveva tanti soldi da investire nel progetto del cavallo, e quindi sono stati 10-15 anni molto importanti in cui si è cercato in tutti i modi di incentivare l'acquisto di cavalli da palio, e quindi l'idea era quella del fondo arabo, no? Come dicevi tu, che sto dicendo quello. Perché se lo diciamo noi sembra che ci inventiamo le cose, invece tu che sei un intenditore, Raffaello, quindi l'idea fu quella, no? Perché... Sì, sempre con l'obiettivo era quello di trovare un cavallo che avesse delle caratteristiche morfologiche che potessero adattarsi molto bene, come avevamo visto negli anni passati, cercando quindi un po' indietro anche la storia, no, dei cavalli da palio, del dopoguerra e così via. Avevamo visto che c'erano dei cavalli che venivano dalla Sardegna, che erano veramente dei cavalli sardi veri, che con poca influenza del puro sangue, ma io facevo sempre, no, erano discorsi che facevamo con Marco Roghi, che lui era, diciamo, un esperto anche del puro sangue arabo, no? Era molto esperto anche faceva del puro sangue arabo,
proprietario di Stallone Puro Sangue Arabo, ma questo non voleva dire che avesse una predilezione per questo animale, perché lui aveva questo tipo di attività. No, perché lo conosceva. Perché si conosceva studiando l'epidemiologia anche di tutte le patologie che abbiamo nei cavalli da corsa, soprattutto in questi pali, si era visto che cavalli lungo giuntati... E noi abbiamo una percentuale di incidenti che coinvolgono l'asse delle falangi, la prima e la seconda falange. Quindi volevamo cercare di accorciare... Allora facciamo vedere la prima e la seconda falange, perché non tutti lo sanno. Allora, questa è la, questo è il piede del cavallo, no, e questo lo è lo stinco. Lo zoccolo e l'unghia che sì, abbiamo noi. È questa. Il cavallo sta in piedi sulla terza sull'unghia falange del dito medio, che è la terza falange, ok? Poi abbiamo la seconda e la terza, che sono più basse, più bassa, più bassa, più bassa, più bassa. Quello è il nodello. Quello è il nodello. Comunque, questa qui è la falange, quindi noi gli incidenti li avevamo lì, quindi dovevamo cercare di trovare qualcosa che fosse più corto, più robusto. Questa è la falange. Cavalli anche meno di dimensioni anche più contenute, quindi tutto questo l'arabo è il miglioratore per eccellenza di tutte le razze. Ecco, il puro sangue arabo è la base di tutti i cavalli sportivi, ha una resistenza incredibile, è un cavallo veramente forte, anche se è magrolino, piccolino, sembrano leggerissimi delle farfalline, in realtà sono fortissimi, c'è stato hanno questo, un apparato cardiocircolatorio, no, importante, il piede. Un piede incastellato e forte, no? Sì, c'è stato questo tentativo di andare a cercare una morfologia, no? che potesse evitare il più possibile l'incidente e si adattasse bene alla piazza. È logico che, come dicono i miei amici qua, che insomma non è facile allevare solo per fare il Palio di Siena. Fu fatto anche un progetto, no? Tra l'altro uno dei cavalli del progetto allevatoriale vinse il Palio nel Drago, Oppio. Sì, Oppio. Di comunque, Giuliano Brandini. Sì, e quindi c'è stato questo tentativo, però ecco, poi le problematiche sono tante, no? Sono molteplici di dover allevare questi tipi di cavalli, poi magari sono un po' meno veloci rispetto ad altri, sono difficili da poi collocare in certe situazioni, in altri ambienti delle corse. Di conseguenza poi il progetto un pochino poi è stato un po' sì, abbandonato. Però se guardiamo le percentuali di sangue dei cavalli che corrono, sono praticamente tutti a fondo inglese, però non tutti sono solo da corsa. Solo uno a fondo arabo. E qual è quello a fondo? Zio Frac. Ah, Zio Frac. Zio Frac, sì. E tutti gli altri sono tutti a fondo inglese, ma non è che siano cavalli da corsa tutti, anche se sono a fondo inglese. No, no. Non tutte le ciambelle riescano col buco, Cioè, ma non è detto, cioè, se no... Cioè, non si dice... Se lo diceva prima il veterinario, cioè, i cavalli vengono qua, sono quelli che all'ippodromo hanno fatto poco, ovviamente, se no... Potevano, vabbè, già Del Menire aveva vincicchiato anche in ippodromo, per esempio, anche Berio. Erano male, altri tempi, poi, sì. Altre categorie. Quei cavalli lì adesso non arrivano, Guarda i tempi in pista. Però... Gli ultimi 10 anni sono aumentati, sono calati i tempi di qualche secondo, non è poco. Però non si può neppure, anche chi vuole fare il cavallo da palio, non si può pure neppure pensare, secondo me, di allevare ed andare a comprarsi un puledro per poi tirarsi su per poi vederlo a 5 anni in piazza a fare poi che cosa, perché a volte prima che arrivi a fare il palio comunque fino a 7-8 anni non te lo fanno fare, cioè anche io faccio sempre l'esempio, no, che è la cosa come sono partito io quando ero ragazzino. Tieni il microfono. Il gruppo di ragazzi, sei 5-6 amici che vuoi dedicarti alla libidine, diciamo, però lo fai con un qualcosa che ti possa comunque sia far divertire subito, e te non puoi pensare di allevare per poi forse vedere il cavallo a 6-7 anni, ecco, secondo me. Quindi secondo me invece hanno fatto un lavoro magistrale sul discorso previsite e sul discorso delle misure, che ti danno già un parametro, un'indicazione su cui importante. Basarti anche te che vuoi acquistare un cavallo, che magari possa essere un po' dal podio, ci provi, poi magari non va, e poi da palio, oppure da pali anche fuori, essendocene tanti, avendo messo mezzo sangue comunque in tutta Italia, ci sono tanti pali, tante corse, uno si può divertire, no, come ugualmente. Dicevano ieri alcuni ed proprietari di cavalli, il parametro che da Siena te lo dà già con un'idea di cosa acquistare.
Quindi anche quando il gruppetto di ragazzi può andare magari in Sardegna a comprare un cavallo, arriva già che se lo misura, perché sa, certo, che senza misure non può entrare a Siena. Quindi quello è stato un lavoro grossissimo, c'è secondo me. C'è voluto del tempo anche lì per farlo. Va bene, però si parlava più che della percentuale di sangue, secondo, certo, me. No, certo. Giusto, è giusto, mia. Era quello che stavo dicendo io. L'unica cosa che volevo aggiungere io per praticamente gli allevatori sardi allevano veramente tanti per il gusto di allevare, perché molti sono allevatori, grossi allevatori di pecore, grossi allevatori di mucche, e gli piace avere il cavallo, vederselo, non ci monteranno mai, io ho clienti che il cavallo non lo monteranno mai, loro allevano il cavallo perché magari gli piace vederlo un domani fare l'ardia, vedere fare la sartiglia, o addirittura io ho clienti che spendono 1000 euro per una monta perché un domani il cavallo lo prestano per fare una processione, che magari lo vedono come prima bandiera, comunque vedono il loro cavallo bellissimo. E non escludo... Ma perché c'è una cultura del cavallo diversa, esatto, da voi. Sto è un po' come in Irlanda, ma... no? Che in Irlanda ogni allevatore, agricoltore ha, sì, la sua fattrice, sì, e il suo cavallo. Sì, sto dicendo quello, quindi, no? Non è da escludere. Iniziare a educare, allevare proprio per fare per la piazza con determinate misure, e lo farebbero volentieri, anche perché poi un domani quando vai in pensione è un ottimo cavallo da sella, perché se gli guardi questi, cioè sono cavalli che ci può salire chiunque. Questi, se tu li liberi, gli togli l'alimentazione iperenergetica, questi sono cavalli veramente docili, ci può salire chiunque. Quindi bisogna pensare anche al futuro, alla pensione di questi cavalli. Questi sono tutti cavalli adatti per passeggiate. Allora, tra l'altro, Vannini, devo dire che il suo cavallo vecchio, che ha avuto un incidente in corso, ce l'hai a casa, lo monti per fare passeggiate. Sì, mi ha insegnato lei, però perché... sì, sì, Solante, puro sangue, mi aveva vinto tanto, si fece male. Rischiò che mi curò Duccio Pellegrini, perché successe a Pisa, e ha fatto il suo percorso riabilitativo, e ora diciamo me lo godo come cavallo a passeggiata. Senti Jessica, come ci va? Ma gli mette la sella americana o no? O monta, allora, a pelo? Col mio si diverte a montare a pelo, perché bene o male buona, te l'abbiamo mandato. Grazie. Col suo ancora sta attaccato alla sella. E meno male c'è il pomello, perché... Sella americana, quindi. Sì, sì. Sella americana, va bene. Allora, io vorrei che gli ospiti non ciacciassero i microfoni. È il discorso che faccio io con Sempre in Piedi. L'ho ritirato per montarlo, quindi ogni tanto... Solo che è ancora un po'... troppo atleta. È un po', però, anche sarà perché mio... di carattere sempre in piedi, sarà, proprio buono sarà buono il mio cavallo della vecchiaia, non è mai stato buono resterà buono per sempre con me, quindi... secondo me era più buona la grigia, ma Fulmine è sempre con me, sì, ma lei è più buona e lei, secondo e me. Lei sta facendo un percorso, posso montare anche lei, la coprirò anche il prossimo anno, vedremo. Che stallone hai scelto? Allora, lei mi ha dato già un prodotto con Beauchalet. E il prossimo penso sarà quello che hai nominato prima, Bo Mario. Probabilmente vediamo, già c'è un prodotto di Lord de Bonorva, probabilmente vedi i nostri piccoli allevatori fanatici, vedi, li abbiamo, no, ma stiamo dicendo la stessa cosa, infatti mi ha rincuorato il dottore prima che un prodotto tra due mezzi sangue può dare un, a me piacciono un prodotto di più. Da palio. A me piacciono infatti di più. Infatti io ho due prodotti da due mezzi sangue. Quindi speriamo, c'ho un collegamento un attimo da piazza, dovrei avere Filippo Meiattini, eccolo qua. Ciao Viola, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i tuoi ospiti. Siamo, come hai detto bene, sui palchi in Piazza del Campo. Abbiamo qui con me un ospite che è Massimo Mandò, il direttore del 118 dell'ASL Toscana Sud-Est. Buongiorno direttore e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e ai vostri telespettatori, grazie di avermi invitato. Subito dopo la pubblicità parleremo con il direttore della situazione che hanno organizzato chiaramente per il palio e più in generale della situazione di Siena. Torniamo in diretta e la linea io darei subito a Piazza del Campo, la diretta è Filippo Meiattini, perché noi parliamo tanto di sicurezza e protocolli che riguardano la sicurezza dei cavalli, ma Piazza del Campo ha uno spiegamento di forze importanti per quanto riguarda la sicurezza delle persone e ovviamente il Dipartimento di Emergenza Urgenza della nostra
ASL Sud-Est fa un lavoro H24 e soprattutto il giorno del Palio c'è un'organizzazione incredibile, c'è un assetto in tutta la piazza, fuori dalla piazza e intorno alla città, è così? Sì, grazie per la linea Viola. Allora, direttore Mandò, Viola stava proprio dicendo in studio che in questi giorni si parla tanto di sicurezza e l'organizzazione in piazza anche per voi del 118 è molta, quindi ci racconti come vi siete organizzati per questi giorni di Palio. Ma io credo i numeri parlino da sé, cioè abbiamo qui in piazza, ci sono circa 100 volontari, 14 sanitari e fuori dalla piazza 17 ambulanze, quindi l'impegno come tutti gli anni è enorme e dovete pensare che dobbiamo continuare a mantenere anche le antenne dritte sul resto della città perché le persone indipendentemente dai Palio si ammalano comunque, per cui dobbiamo mantenere comunque un'altra situazione sempre. Sapete bene tutti la carenza sanitaria che abbiamo, eccetera, quindi lo sforzo che stanno facendo sia il volontariato sia il 118 di Siena è enorme, lo facciamo con piacere perché comunque noi siamo la città e siamo dentro la città e ci fa piacere stare dentro la città, e però diciamo che comunque è ripagato dall'ambiente, è ripagato dall'afflusso delle persone, è ripagato dalla passione di tanti senesi, insomma. Ecco sì, direttore, in questo momento direi che la festa sta andando tutto bene, chiaramente c'è ancora da entrare nel suo clou che sarà il 2 di luglio, però si può dire che l'organizzazione sta funzionando, la macchina organizzativa che coinvolge voi come tutti gli altri enti sta funzionando alla grande. Sì, funziona alla grande come il grande Palio, il Palio è una risonanza mondiale, noi dobbiamo essere all'altezza di questo, per fare questo dobbiamo avere un piano già oliato ormai da anni, eccetera. Io devo solamente ringraziare il dottor Giuseppe Pansardi, direttore del 118 di Siena, che tutti gli anni mette anima e cuore nell'organizzazione di queste giornate e con molta difficoltà, capite bene, quando gli organici soprattutto si dimezzano, però anche quest'anno diamo le nostre risposte, siamo in piazza, siamo fuori dalla piazza, siamo a fare emergenza per la provincia di Siena. Viola, se avete domande dallo studio vi ascoltiamo. Allora, quanti sono i medici, gli infermieri, quanti sono le postazioni in Piazza del Campo? Quanti sono i medici, gli infermieri e le postazioni in Piazza del Campo, chiede Viola dallo studio. Ma i medici, i sanitari sono 14, 7 medici e 7 infermieri. Le postazioni in piazza mi sembra siano 4, 5 più il posto medio avanzato qui al mercato. Abbiamo quindi anche questi dati, non so Viola se hai altre curiosità da chiedere al direttore. Le ambulanze fuori dalle sono a tutte le uscite? Le ambulanze si trovano a tutte le uscite? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Se non hai altre domande... No, un'ultimissima domanda, è importante perché Siena è una città cardioprotetta e ovviamente non è che quando c'è il Palio finiscono gli infarti, siete super organizzati anche per questo, vero? Viola parla della cardioprotezione perché Siena diciamo è capofila in questo senso, chiede se insomma anche in questo senso appunto la protezione è al massimo nonostante il Palio e tutta l'organizzazione che richiede Piazza del Campo. La cardioprotezione resta quella che è sempre stata, per cui i problemi zero, cioè resta quelli i defibrillatori sono messi in città, l'organizzazione c'è, resta comunque come sempre, per cui non viene toccato assolutamente nulla. Ci abbiamo in più l'organizzazione di una cosa stupenda che è il Palio. Perfetto, Viola, io farei una domanda conclusiva. Che tutti i volontari che sono in Piazza del Campo e che fanno questi allenamenti, che in pochi secondi riescono a intervenire se nel caso c'è un fantino a terra. Grazie allora alla nostra ASL 118, grazie Filippo, ciao. Ciao, grazie mille a voi. Torniamo a parlare quindi c'è anche tutta questa situazione qua. Vogliamo fare due parole sulla lupa? Per l'appunto. Ciao. Allora. La lupa c'ha un cavallo secondo me da Palio, no? È il più vecchio, tra virgolette perché ha 12 anni, è il più anziano del gruppo, cavalli che cominciano ad avere una vita sportiva lunga, Raffaello, no? Perché i fantini poi hanno cominciato ad allenarsi, ad avere tutti delle belle piste a casa e quindi non si galoppa più nelle sterri come un tempo e quindi secondo me i nodelli sono meglio, attraverso lo studio radiologico che fate negli anni avete visto un miglioramento.
Perché i cavalli sono più anziani e passano. Vedo dei flex pazzeschi, lo fanno a me e casco in terra io. Quindi vuol dire che sono molto allenati meglio, no? Indubbiamente la cura che c'è su questi animali è veramente... Cioè l'attenzione anche sulla loro vita sportiva. L'attenzione è altissima, ma anche è importante avere quindi una continuità, no? Come si allunga per l'uomo la vita sportiva, l'attività, e anche per gli animali è la stessa cosa. Quindi anche tutte le cure che vengono fatte, insomma... il lavoro è tanto e l'attenzione è tanta, e quindi i risultati poi sono questi. Quindi il cavallo dodicenne cavallo sono un po' come i cavalli da concorso ippico, no? Che cavallo. Comunque migliorano a 10-12 anni, sono nel massimo. Speriamo. È grosso, eh? Visto che ha schiacciato un po' il cavallo più piccolino della, sì, della chiocciola. Una bella testa, una testa importante, capoccione. È capoccione, un po' grosso. Cavallo che abbiamo visto e rivisto nelle tratte tanti anni. Secondo me c'è sempre stata magari più scelta e più qualità, e quindi lui non è mai riuscito a fare. È un Vidoc anche quello, e mi sembra. Quest'anno ci è riuscito, è toccato la lupa, vediamo. Ti piace sto cavallo? Ma guardando il discorso che ti ho detto prima, c'è chi è venuto avanti e chi è andato indietro, alla fine la lupa non è andata indietro, anzi, secondo me Enrico... sta facendo un allora bello... Enrico è Enrico Bruschelli, detto Bellocchio, che è il fantino della lupa in questa, esatto, occasione. E secondo me sta facendo per un bel lavoro. Per i figli d'arte non è facile, no? Sono due in piazza. No, lui Bruschelli e Coghe. Sì, però lui è stato più sfortunato del Coghe, ma non perché andare dietro a una carriera come è stata quella di Babbo Gigi, è stato il big della piazza per anni. Il comandante assoluto per certi versi, non è semplice, non è come eredità un po' pesante. Ha avuto un'eredità molto pesante, ha avuto delle vicissitudini, secondo me, anche in alcuni pali sfortunate. E però è un ragazzo che si è messo testa bassa adesso da solo a lavorare. Ecco, devo dire che quest'anno ho notato una bella crescita quest'anno di questo ragazzo, che si deve essere un po' sdoganato. Sì, ha fatto una bellissima provincia, secondo me, anche per il materiale. È migliorato, che ha, questo bisogna dirlo, che è stato... Ha valorizzato tanti cavalli che ha fatto bene nelle corse provincia. Tra l'altro zio Frac è suo, 27, no? Mattina, le prove di notte, io forse fui uno dei primi perché l'avevo accanto... dentro l'entrone, che mi impressionò tanto zio Frac, e anche l'adattabilità che ha dato a quel cavallo per piazzare del campo, anche questo gli vanno dato i meriti, che è stato uno dei cavalli poi più ricercati dai big, perché ci è andato Giovanni a montarlo. Sì, ma perché devo dire quest'anno non ha cercato di mettersi lui in prima persona in mostra, lui... ma ha portato avanti i cavalli, esatto, quindi ed è anche lui che secondo me questa è stata una cosa importante, si merita alla stragrande questa opportunità, no? E sono sincero, però ti devo dire una cosa, avrei preferito montare Enrico in una situazione diversa, perché questa non è semplice, perché c'è una bella pressione, chiaro, io non è che so qui a raccontarti le favole. Nella lupa normale ti hai addosso da 4 giorni fino a domani sera, perché l'accoppiata schietta sanna, la potenza economica dell'istrice, vengano da 3 purghe, quindi è normale. Cioè, il minimo è che vogliano fare un bel palio, il minimo, no? Minimo proprio. In più l'istrice secondo me è una di quelle contrade che magari cavalla facile sicuramente, ma ha dimostrato che la cavalla i 4 giorni di palio li sa gestire benissimo, perché ci è toccata a noi quando si montò il Pushed 2 ore, e poi ha fatto quel gran palio col poro Andrea Mari, che alla fine il bandierino ieri sera parlavo proprio con un ragazzo dell'istrice e mi diceva il bandierino è il palo, è la verità, e quello ha perso di tanto così da Remorex, quindi è normale che sia la cavalla top di questo lotto. Sono passati 2 anni, vediamo come quindi siamo. Ecco, diciamo che Enrico è un palio che è un'incognita, guarda. Ha una grossa responsabilità, quindi si ritrova un'altra volta in una situazione comunque sia non facile. Però è un Enrico diverso secondo me quest'anno, quindi gagliardo. Allora, ci sono novità importanti che riguardano la fucina delle scienze della vita, perché tra i tanti fiori all'occhiello del nostro territorio, che è specializzato per tradizione nella ricerca della farmacologia, abbiamo anche una parte importantissima che riguarda la medicina veterinaria, grazie a Raffaello Ciampoli, che
da tanti anni ha cominciato con pochissimo, con due cavalli da tiro, quelli che vedete, tutti quei grandi cavalli enormi che ci sono nei recinti intorno alla clinica veterinaria. Poi il riconoscimento di questo farmaco salvavita da parte del Ministero, che è il Plasma Life, perché sappiamo che il plasma è fondamentale per salvare la vita dei puledri. E esiste però un'altissima mortalità anche nel mondo dei vitelli, e quindi siete riusciti, c'erano anche queste mucche, un anno arrivarono queste belle mucche pezzate, avete anche il farmaco salvavita per i vitelli, un plasma specifico per loro. Sì, sulla linea del plasma per i cavalli abbiamo avuto, diciamo, la necessità anche per andare incontro a quei problemi che sono di farmacoresistenza agli antibiotici. Quindi sappiamo che è un problema molto grave, no? La farmacoresistenza, quindi questi antibiotici che non funzionano più o funzionano molto poco, e quindi ci vogliono sempre delle molecole sempre più nuove, perché i batteri diventano resistenti. Mentre abbiamo un'arma importantissima che producono gli esseri viventi, che sono gli anticorpi. Quindi questi anticorpi che i nostri donatori producono fa sì che ci aiutano tantissimo a combattere le infezioni. Dopo il plasma per cavalli abbiamo avuto le richieste per fare quello per i bovini. Il settore del bovino è un settore enorme. E quindi, come ho scritto in un post che ti hai letto, sono stati più di 10 anni di lavoro che il Ministero della Salute ha richiesto. Abbiamo fatto sperimentazione con 2 università, sia quella di Parma che quella di Milano, che ci ha portato poi ad avere questa autorizzazione, questa famosa IC, anche per i vitelli. E quindi da adesso, da quest'anno, inizieremo anche la produzione di plasma bovino, ed abbiamo le richieste soprattutto dalle università del nord Europa, dall'Austria, da Utrecht, perché loro hanno una grossa, diciamo, linea di lavoro su queste razze, questi bovini, e quindi hanno bisogno di queste immunoglobuline, no? Quindi noi speriamo di poter, insomma, aumentare i nostri donatori e aumentare anche le persone che lavorano in questo settore. Ci sono però anche altre novità, ma ne parliamo tra pochissimo. Allora, scienze della vita, scienze farmacologiche, quindi la notizia è il nuovo farmaco approvato, quindi si parte per il farmaco salvavita plasma vitelli. Ma che altre novità ci sono, dottor Ciampoli? Via. Vipere. Adesso non voglio fare la no, pubblicità. Io voglio sapere però. Vabbè, sono notizie importanti delle aziende del territorio. Sì, abbiamo c'è il progetto che stiamo portando avanti adesso con un'università giapponese e poi con Vismederi, perché c'è una malattia molto importante dei puledri, che è la rodococcosi, che è una malattia che colpisce i polmoni, il sistema respiratorio, con degli ascessi molto invalidanti. È una malattia che difficilmente riusciamo a sconfiggere, perché quando ce ne accorgiamo già il batterio è entrato dentro i polmoni e ha creato grossi danni. E quindi i vaccini che vengono prodotti non possono essere utilizzati nei puledri, perché non hanno un sistema immunitario competente, quindi che è capace di reagire al vaccino e quindi produrre anticorpi. E quindi stiamo studiando insieme a Vismederi e a questa università giapponese, dove c'è un professore che è uno del più maggiore esperto a livello mondiale di questa malattia, l'utilizzo di un vaccino sui nostri donatori. Che ovviamente, essendo donatori di una certa stazza, riescono a sopportare il vaccino, ma soprattutto a produrre un quantitativo di anticorpi elevato, e quindi avere nel plasma di cavallo un plasma specifico per questa malattia. E speriamo, io insomma spero, ma credo che ci vorranno ancora 3, 4, 5 anni, perché tutti gli iter che dobbiamo seguire sono lunghi.
Però questo diciamo, è il prossimo progetto a cui stiamo lavorando. Che molto, che molto importante, perché importante, curare con il plasma, sì, insomma, perché, rispetto all'antibiotico. Sì, sì, no, ma poi è l'unica cosa che poi riesce a funzionare in maniera efficace. Insomma, quindi c'è questa collaborazione di queste due aziende del territorio della scienza e della vita, sono felicissima di questa notizia. Sì. E invece io so che state facendo anche un lavoro importante con le vipere, perché non si trova più il siero antivipera e invece voi state lavorando su, di nuovo, su, perché noi eravamo famosi, no, qui a Siena per la produzione, sì, del siero antivipera. Sì, sì. Allora, il progetto è della Sclavo, della nuova Sclavo, che è la, diciamo, un ramo che è rimasto dell'azienda, la vecchia azienda, che dovrebbero, stanno anche loro studiando la possibilità di registrare questo siero antivipera, e noi saremo un partner, nel senso che forniremo i nostri, diciamo, le nostre competenze nella produzione del plasma. Questa è anche questa è in progress, work in progress, e stiamo aspettando un po', insomma, tutte le varie diciamo, sperimentazioni che sono state fatte perché possano poi essere validate dal Ministero. Quindi queste sono delle belle notizie, no? Su Siena devo dire che non sono niente male. Allora, tornando ai puledri, ai cavalli, eccetera, eccetera, che fa questa associazione dell'Anglo Arabo Corse? Fa qualcosa di ganzo per questi puledri, che ne nasce tanti qui a Siena? Innanzitutto mi sembra che io sono stato eletto da posto e c'è stato il rinnovo del Consiglio, diciamo, chi mi ha preceduto ha fatto un ottimo lavoro, in quanto sono uscite fuori moltissime giornate di corse, più che in passato. Sono stati organizzati dei gran premi e l'idea è di continuare su questa strada, eventualmente anche poter fare corse anche in altri ippodromi. Firenze, Livorno, sì, ma Polonia. Ma anche, diciamo anche Roma e Milano, ecco, perché no? Perché si vede che chi ha i cavalli, diciamo, le corse di Anglarvi sono sempre molto numerose. Quindi vuol dire, e c'è molto pubblico e molte giocate, ci tra sono, l'altro. C'è molto interesse e ovviamente la torta è piccolina, dividerla fra il mondo del puro sangue e l'anglo-arabo, c'è sempre questa battaglia, ma comunque cerchiamo di proseguire nel buon lavoro fatto finora. Ma facciamo qualcosa l'altra per... iniziativa, ecco, che è venuta dalla base degli allevatori, che sono sempre di più sul senese, è quello di organizzare una rassegna. Io penso che nasca, no, almeno tra una razza e un'altra, si arriva a 100 puledri l'anno su Siena, o no? Per ora forse i numeri sono più bassi, però... Perché almeno di anglo-arabi 50 ne nasce all'anno. Secondo me siamo in sviluppo da questo punto di vista. Poi avremo i dati domani, che abbiamo l'ASL veterinaria, ci dà i dati. L'idea è di organizzare fino a ottobre già è stata presentata al Comune una, diciamo, una richiesta di partnership, di sponsorizzazione di questa rassegna che vorremmo fare in Fortezza e presentare i puledri di 2 anni e mezzo che sono qui. Ah, di 2 anni e mezzo? Sì, per ora quello e forse anche di 1 anno e mezzo, vediamo un po' quanti partecipanti saranno, saranno i futuri cavalli che debutteranno l'anno prossimo. Allora, li porti Bencardino i tuoi? Sì, certo. Quindi... Con le trecine, per Benino. Stiamo facendo, preparando il protocollo, insomma, un po' il dress, come andranno presentati, le domande di iscrizione, eccetera, eccetera. Ci piacerebbe farla in Fortezza, quindi è una location... molto bella, quindi che si presta molto bene, quindi diciamo c'è molto da fare perché siamo già a luglio, quindi arriva a ottobre si fa la svelta, però questo è un po' l'idea, e anche perché non vogliamo fare la concorrenza agli allevatori sardi, però qui a Siena sta veramente nascendo un gruppo di allevatori, e quindi perché non domani invece di andare a comprare cavalli in Sardegna ci sarà anche chi compra un cavallo anglo-arabo che è nato diciamo, no, a ma Siena, per esempio Vittorio l'ha comprato a Siena, Vinsanto è nato a Siena. Vinsanto sì, è nato a Siena. Io, c'è questo. Ce ne sono altri, c'è Biondo, il fratello o qualcosa. Sì, sì, ci sono tanti. Ci sono. E stanno arrivando appunto ora. A me piacciono molto i cavalli di Giovanni Azzeni, perché in corsa vanno forte i suoi. Giovanni appunto c'è un bel allevamento. Però ma ci sono non li vendi. Vabbè.
Quelli sono belli forti, devo dire. Anna Fattrice, ecco. Super, linea di Gallura. Murra di Gallura. Allevamento, cioè. Giovanna Picconi. Esatto, ieri parlavamo proprio di una coppiata di Sampieri che ha usato Urge di Gallura. Sì, sì, sono i miei clienti quelli. Non da poco. E tornando a quel discorso lì che faceva all'inizio il dottore, se te vai a vedere Murra di Gallura non riusciva a vincere un handicap di minima in pista, quindi. Però ha dato solo fenomeni. Fenomeni, eh? Io credo abbia vinto più di 100.000 euro in 6 mesi, Tanto. Ecco. Sì. Invece, noi si parla di tutta questa, quindi allora abbiamo questa in pentola, diciamo, bolle, questa bella rassegna, quindi da casa chiunque, anche puledri, anglo-arabi. Indietro non torniamo, andiamo avanti. E hanno fatto molto bene, io questo lo posso dire, perché sono sempre in ippodromo, sia con i puro sangue miei e quei pochi mezzo sangue che però... Fai anche delle portature, ho visto. Sì, vabbè, quello verrai ormai. Si unisce lui al dilettevole. Portature di Borreale, ti ho visto, sai. Vabbè, quella ce l'ho... Che non è un boccone da ghiotti, quella grigetta, Non è buona. È un po' problematico. Anche se adesso, diciamo, da quando è da Giovanni alla fine, e ci ha lavorato tanto Michele, quindi la valle è migliorata tanto nel comportamento, sto parlando, però insomma sempre le gabbie un pochettino fa girare. È spiritosa, sì, no, io non la farei la portatura di lei. Senti, noi si parla tanto della forma dei cavalli, ma la forma dei fantini, questi fantini quanto devono essere, quanto forza devono avere oltre all'agilità e l'elasticità i fantini che corrono a pelo? Sandro Bencardino, allora, sei un preparatore atletico, sì. Puoi darci una... La mia professione è quella là. No, pensavamo tu la mia passione è un'altra. Il cavallaio di No, la mia passione è un'altra. Ma la mia professione è quella là, in tutto il mondo, sono stato a tante parti a lavorare. Esatto, quindi secondo me ci vuole forza perché Devo dire che il fantino è un atleta, a 360 gradi, quindi deve allenarsi. Ma nello stesso tempo deve avere una cultura sportiva, psicofisica, non si parla solo di fisico, si deve parlare soprattutto di quello che c'è qui dentro, nella testa. E il fantino deve avere una qualità morfo-funzionale specifica per andare a cavallo e per fare quei gesti specifici che sono diversi da tanti altri sport. Quindi deve avere controllo motorio, consapevolezza. Deve avere un qualcosa di funzionale specifico per stare al cavallo, ma nello stesso tempo deve avere una certa fluidità di movimento per cercare di andare all'unisono col cavallo stesso, capire la biomeccanica del cavallo, ma nello stesso tempo adoperare catene cinetiche armoniose per avere un tutt'uno col cavallo. Questo non è facile, ma lo puoi ricreare allenandosi anche a secco. Poi dopo deve fare il lavoro specifico a cavallo e capire quello che, dove deve migliorare, dove può fare la differenza. Quindi deve allenarsi. Ci vuole forza o no? Ci vuole la forza giusta, troppa forza non va bene. Come non vanno bene troppi muscoli? Il fantino deve essere elastico, il fantino deve essere agile, il fantino deve avere un buon equilibrio, deve avere un buon controllo motorio. E la capacità di anticipazione e di visione. Deve essere un acrobata quasi, eh? Quasi un acrobata. Io ho avuto dei fantini che gli ho fatto fare anche acrobazia, gli ho fatto fare pilates, yoga, gli ho fatto cose anche strane. È come stare su dei bosu, stare su dei palloni con una gamba, con due gambe. Esercizi, insomma, di propriocezione, no? È più. L'equilibrio è molto importante, ma nello stesso tempo è importante la psiche. Tutto ciò deve essere un'unica entità. Come nel cavallo, quindi cavalli. Come nel cavallo, certo. Che devono imparare a rilassarsi, a ragionare, e così i fantini, perché poi se non ragioni non respiri più. Il cavallo più, sente, no? Anche perché il fantino si è nervoso, certo. No? Sì, sì. Sì, ma automaticamente si nervosisce. Io la prima cosa che faccio con i fantini, quelli ne ho conosciuti diversi negli anni. Vediamo se sai respirare. Ecco, ne parliamo tra poco perché è fondamentale il respiro nel fantino e nel cavallo. Tra poco.
Ed ecco la camera in diretta su Piazza del Campo, che è già molto caldo e quindi si svuotano la piazza a un certo punto, oppure sono tutti sotto ai tendoni dei bar. Allora, anzi no, neanche, perché ora ci sono i palchi, quindi nemmeno quelli. Allora, volevo dirvi, abbiamo detto respirare, no? L'ultima parola prima della quanto è importante respirare, quindi il cavallo che riesce a rilassarsi, a dare dei segnali, no? Il segnale che si sta rilassando e poi prende la sua energia per poi fare la prestazione. È importante anche che il fantino impari questa freddezza, come tutti gli atleti che devono affrontare uno sforzo, devono essere molto concentrati e imparare a respirare. La prima cosa che domandi ai fantini che vengono da te? Ma la prima cosa che bisogna insegnare è all'atleta, non al fantino, la capacità di autoregolare la respirazione. Come respiri, quanto respiri, che succede a livello muscolare quando cominci a respirare. Bisogna fare in modo che detendere il più possibile i muscoli, e quindi questo lo fai attraverso la capacità di rilassarsi, e lo puoi fare utilizzando tanto la respirazione. Scusa, nelle arti marziali la cosa più importante è respirare, per esempio. Sì. Autoregolare la respirazione. Ma anche nel tiro, per colpire, nel tiro, ma, in tutti gli sport. Per esempio, nella pallacanestro, per battere i tiri liberi, devi respirare. Ecco, il cavallo da palio in piazza respira, no? Abbiamo i velocisti nei 1000 metri respirano? Veterinario, chiedo a voi. Ovviamente certo. Sì. Ovviamente sì, ma... Cioè non vanno in apnea. Ma torniamo al discorso iniziale, no? Del cavallo d'esperienza, il cavallo di una certa età, perché con la maturità il cavallo diventa più tranquillo. Il cavallo che ha fatto esperienza in questa pista, che ha fatto esperienze di questo tipo di addestramento, ha una tranquillità, un rilassamento mentale che gli permette poi anche poi di respirare. Quando vanno in un cavallo che è in ansia, ovviamente ha un respiro superficiale, un respiro che non è sufficiente, è un respiro della paura, si rilascia l'adrenalina, no? L'ormone della paura, che però ti dà un'accelerazione di certi parametri, anche del respiro e tutto, ma respirare velocemente non significa respirare bene. Significa aumentare i movimenti, ma per respirare bene bisogna allargare i polmoni bene, e quindi avere... Fai un bel respirone, ti dice il dottore, è no? Vero, eh? Per cui niente, ora al cavallo è un po' difficile insegnargli le tecniche yoga del respiro, del diaframma e tutto il resto. Il cavallo è importante, se lo mettiamo nelle condizioni di poter... di essere sereno, di non aver paura, non aver paura dell'imboccatura, di quello che c'è sopra, che magari lo strattona in maniera eccessiva, quello che magari non gli dà 3 o 4 frustate o gli speroni addosso, magari si riesce a farlo respirare un po' meglio, cioè a tenerlo tranquillo, e questo è fondamentale, no? Poi il cavallo da piazza deve respirare tante volte poi, no? Perché cambia azione, sì, più o meno ogni tempo di galoppo. La perfezione sarebbe ogni tempo di galoppo, che sfrutta proprio il movimento delle spalle e tutti i muscoli diaframmatici e del torace. È molto legato anche questo dell'essere rilassato, sempre alla genetica, al lavoro di selezione alla base, perché un cavallo che ha terrore di entrare in piazza o entrare in ipodromo non è che si abitua, sì, però si abitua e magari ha sempre più paura a seconda di cosa ha in testa, poverino. Quindi oltre a rilassarlo ci sono cavalli predisposti, quella è la cosa più importante. Se è predisposto, è docile, non ha terrore, la volta dopo ne ha sempre meno, altrimenti può vedere il lavoro anche come una cosa che gli fa più paura, perché l'avanzare del cavallo è sempre un avanzare dovuto... Infatti anche tutte le desensibilizzazioni si lavora sulla paura del cavallo. L'addestratore si mette dietro e lui avanza perché ha uno dietro, avanza perché gli stringi le gambe. È molto importante. Il cavallo va via dalle pressioni, va via dalle pressioni, quindi togliergli le paure è un lavoro. Infatti gli addestratori fanno molto bene, si rilassa sempre di più, però è legato sempre, come abbiamo detto prima, alla genetica e cercare queste linee di sangue che sono più predisposte ai 4 giorni, a essere frugate dall'uomo. Sono cose importanti.
Infatti, per dire i cavalli loro, in mente, no? Tipo di loro, sì, loro scusa, del mondo dei cowboy, no, dei porte. Uno che normalmente può montare a sella così, o mezzo sangue, un puro sangue perché ci è riandato, monta su quelli e non sa che fa, perché fai tutto con le gambe, gli basta una pressione da una parte. No, ma anche col bacino, eh. Sì, basta che si muova. Ma anche se monti a pelo basta il bacino, sono... basta che sposti il peso a destra e a sinistra, degli ischi infilati sul cavallo. Sono sicuramente addestrati per quello, ma geneticamente sono predisposti. Quello che stiamo facendo noi adesso l'hanno fatto 100 anni fa nei Quarter Horse. Quello che stiamo facendo noi adesso di selezionare anche per la testa la docilità, loro l'hanno fatto da 100 anni fa. Infatti i nostri cavalli, cavalli americani, nascono praticamente già addestrati, perché la genetica è talmente andata avanti. In America ci sono addirittura delle università che a scuola fanno delle fanno degli studi più approfonditi. Con quale sangue mischiare, cosa fare, quando iniziare a preparare la cavalla, cioè già prima che nasca il puledro c'è dietro un progetto. Cavallo lo iniziamo a 24 mesi, perché la nostra gara principale più importante in carriera è di 3 anni, è il Futurity, quindi già quando li vai a domare tutto hai sotto già un'altra testa e un'altra agilità, una conformazione diversa. Studiamo molto sulla lunghezza, tipo anche delle, delle falangi, delle incollature. Il cavallo deve essere predisposto a fare anche quegli sforzi lì, come gli sliding stop, gli spin, cioè girare su se stesso e scivolare nel terreno in modo sicuro. Sì, quindi ovviamente gli angoli sono fondamentali, sì. E come è giuntato poi. Invece nei cavalli... Volevo fare una critica un po' in generale agli allevatori. Purtroppo succede che si mette in razza, il cavallo ci sta a casa perché ci siamo affezionati o perché... Ma c'ho questa cavalla, e questo è l'errore più grave, perché non si ottiene niente, si buttano via soldi, quindi bisognerebbe avere il coraggio di selezionarli sia per la testa e anche per le prestazioni. In qualsiasi tipo di cavallo che si salti, ma anche dei cani, perché mi ci scappa da ridere, no? Quando uno fa, quindi vorrei coprire il mio cane, sai, gli voglio far fare una monta al figliolo del mio cane. È verissimo, cioè te questa non puoi mettere in razza i cani che non hanno un percorso, un curriculum e le qualità per essere messi in riproduzione. È una polemica, io ho fatto tantissime volte, quando a volte ti presento, ah, ho fatto un puledrier, a volte anche qualche amico sarde, fa vedere, sì, vabbè, vuol vedere la mamma, ma figliola di nessuno, mai vinto un euro in corsa, cioè io, va bene, ci sei affezionato, e dici, eh sì, l'avevo lì, gli ho dato lo stallone, ma... certo, ma costa anche un sacco di soldi, poi cioè, quel puledro ti costa come un puledro che ha un valore, no? Perché il costo è uguale, la ricerca della selezione, a volte la ricerca della selezione parte proprio dall'allevamento. Un allevamento, no, la selezione parte dall'allevamento per forza, la zootecnia è una un allevamento, una scienza, indirizzato sulla qualità, ti darà una selezione di qualità, capito? E invece spesso viene tralasciata questa cosa, come diceva lui. E quindi Giovanni? No, confermo, però lui stava parlando proprio a livello di testa, cioè a parità di somme vinte una mamma andrebbe scelta quella più predisposta al lavoro, alla docilità, e i Quarter Horse lo stanno facendo da 100 anni. Infatti i loro cavalli hanno una testa già da 20 anni, 30 anni fa. Quello che stiamo cercando di fare noi adesso, non guardare soltanto la resa sportiva, che è la cosa più importante, però a parità di resa sportiva cercare l'animale più docile, che si adatta di più ai viaggi, a stare in un box estraneo, entrare in una gabbia, e tutto il complesso, essere visitato. Cioè, qua raccontano i colleghi più esperti di me che tanti anni fa, quando arrivavano gli anglo-arabi... Allora, io ho dei ricordi degli anni 80. Stava neanche dentro la stalla, stava fuori, è successo. Allora, gli anni 80, quando io e Raffaello Ciampoli si facevano... No, te magari avevi già smesso negli anni 80 di fare i concorsi ippici, però insomma, venivi spesso a cavallo. Te li ricorderai gli anni 80, quando c'erano i concorsi ippici, ancora non c'era il cavallo da sella europeo che c'è adesso, dove c'è uno standard completamente diverso. In pochissimi anni tra il Belgio e l'Olanda hanno
distrutto l'allevamento francese e tedesco, no? Ma hanno allevato con criterio, ecco. Con criterio, quindi avevamo un allevamento tedesco pesante, un allevamento francese che andava molto sull'anglo-arabo, molto insanguati, e c'erano piccoli, alti, grossi, medi, c'erano di tutti i tipi il sel francese, e poi lavoravano molto anche con l'anglo-arabo francese. E quindi poi arriva il Belgio e l'Olanda e fanno piazza pulita, perché costruiscono una razza da sella standard che funziona in tutto il mondo e tutti poi si sono adeguati. Per cui, se vai a vedere, io poi lo sai, non sono d'accordo sul coprire le femmine anglo-arabe con gli stalloni europei, perché mi sembra, mi dispiace, però devo dire che abbiamo un'omologazione, no? Tutti omogenei come i cavalli, sono, sì, tutti molto molto docili, oramai... e molto più facili. Negli anni '80 montavamo puro sangue smessi dalle corse, maremmani presi al lazzo dalle maremme, e cavalli anglo-arabi terrificanti, ma te li ricordi o no quanto erano difficili? C'era Tiepolo de Tula, no? Non mi ricordo, vari cavalli che saltavano, ma erano una roba immontabile. Oggi come oggi non li monta nessuno i cavalli lì. Ti ricordi? Sì, sì, ma oggi questo mondo qui si è talmente sviluppato anche grazie alle aste online. Oggi c'è poi la vendita di embrioni, per cui abbiamo delle genealogie, come dicevi prima, quelle che hanno investito di più e che hanno fatto prodotti migliori sono gli olandesi e i belgi, ma comunque anche tutta i tedeschi si sono adeguati. Questo è un aneddoto, lo Steiner mi chiese Beauchalet, come per dire, avevano bisogno, dicevi te, di sangue, dare sangue, di mettere, no? Il sangue, sì. Per migliorare anche perché loro lavorano tantissimo sulla selezione, sì, delle, sì, femmine, lo Steiner lavora tanto. E anche il Sir Francais, ora se guardi, dopo tranquillamente stalloni tedeschi, olandesi, quindi si è uniformata una razza anche in Italia. Allevamenti italiani di salto che sono uguali a quelli stranieri, non cambia, cioè, niente. Il Chaco Blu, l'Emerald o Cornet, le dopono tutti, quindi diciamo se è una razza diventata europea, ecco. Sì, europea, quindi, cavallo da sella europeo. Però partendo sempre dalla testa e da cavallo sempre più che salta ma veloce, perché oggi le prove a tempo sono sempre più corte, come dicevamo anche e ieri, quindi diciamo sono sempre più veloci, e quindi la maneggiabilità del cavallo non è che uno deve saltare per forza 1,70 m, ma la cavalcabilità è fondamentale. Ci vuole, no? Pubblicità, rientriamo perché siamo in fondo, eh? Avete finito di chiacchierare? Ora me lo dite anche a me cosa vi stavate dicendo. L'embrione in frigorifero. L'embrione in frigorifero, io ascoltavo. Ah, stavamo dicendo. Jessica, tu sei una campionessa italiana di reining. Ormai non più, ormai. Vabbè, il tempo è passato. Però c'hai un titolo, poi hai fatto anche gli europei. Quindi? Quindi le lascio dietro al passato, bei tempi, bei ricordi, e poi mi è passata un po' la fantasia, quindi ora è così. Cavalli da corsa invece li monti? Cavalli da corsa li monto, monto in ippodromo da 2 anni, e da famiglia ho sempre avuto cavalli da provincia, Casole, Fucecchio, un po' di pali sparsi. E poi niente, ora sto facendo la patente a GR, devo fare il tirocinio e poi vediamo. Mi piacerebbe iniziare un discorso più provinciale, soltanto che... Cioè vorresti montare o preparare i cavalli? Entrambe le cose. Come monti a pelo, quindi? Sì. Come soltanto che nostra. Poi ho avuto svariati infortuni e quindi mi sono rifermata. Ora vediamo il prossimo anno. Ci vuole molta, ci sono pochissime donne che montano a pelo, ne abbiamo avuto Claudia Costantino, abbiamo avuto un'altra ragazza straniera, ve la ricordate, che però cadde, mi sembra, in Piazza del Campo, si fece male, e quindi oltre al rompicollo, una ragazza, sì, e quindi le donne non hanno abbastanza forza per fare
per montare a pelo e fare queste cose, perché negli ippodromi abbiamo anche fantini professionisti donne, no? Ci sono. Devono allenarsi, perché no? Perché no? Si allenano, ne mettiamo alla prova, addestramento, allenamento e tanto coraggio e via. Non è un problema quello là, però... No, nel mondo dell'equitazione è una delle discipline olimpiche in cui uomini e donne gareggiano alla pari in tutte le discipline. Non ci vuole la forza. Non ci vuole la forza? No, ci vuole tutto un sistema. Sì, lo chiamano gli americani total body, psiche, corpo e mente che vanno insieme. Ma te monti a pelo, Bencardino? Allora, io la prima volta che ho montato ero in Germania, oddio, si è bloccato il respiro. Quando ho cominciato a respirare, è lì che cominciavo ad andare. No, con la copertina, là, proprio a pelo no, però... Piano piano. Ti venga a vedere. Allora, io ho Veronica Costa dai palchi di Palazzo Berlinghieri, perché c'è da parlare anche di cose che riguardano la storia, la vita della nostra città. La linea, quindi, passiamola subito a Veronica Costa perché la vedo in attesa. Sì, Viola, siamo in Piazza del Campo insieme a Marcello Vanni, che fa parte proprio del comitato per la celebrazione del centenario della nascita di Ettore Bastianini. Allora, parliamo intanto subito di come nasce questo comitato, quindi qual è un po' il progetto per celebrare Ettore Bastianini. Allora, il comitato nasce dal comune nel gennaio. Fummo convocati, alcuni di noi facevano già parte del comitato che celebrò i 50 anni dalla morte nel 2017, e nasce questo comitato e poi c'è una delibera proprio del comune del maggio, dove dove è presidente di questo comitato il sindaco e gli altri siamo tutti componenti. E siamo guidati da Teresa Gargani, la direttrice del teatro, dei teatri di Siena. Ecco, quindi è nato così. Diciamo. Il progetto quindi di cui fa parte Comune di Siena, Contrada della Pantera e non solo? E non solo, no. Fa parte la Chigiana, fa parte l'associazione Centro Storico, fa parte la Corale Senese, la Corale Ettore Bastianini, e poi stiamo cercando di coinvolgere anche il liceo musicale, l'università, ma insomma per quello che c'è in ponte è già sufficiente come siamo organizzati, ecco. Allora, parliamo un po' dei progetti che sono in cantiere per celebrare quest'anno Ettore Bastianini, quali sono un po', diciamo, le idee a cui state lavorando? Allora, il primo è un concerto qui in Piazza del Campo che si dovrebbe esserci il 16 di luglio, salvo imprevisti, un concerto con l'Orchestra Toscanini e con i cantanti dell'Orchestra Toscanini, dove attraverso anche una scenografia molto particolare inizieremo queste celebrazioni. Dopodiché, a data da destinarsi, ma con la partecipazione attivissima dell'associazione Centro Storico, nella persona del suo presidente e della segretaria David De Chiti e della segretaria, partirà una mostra entro la fine del mese, una mostra dei costumi di Ettore che finalmente siamo riusciti a riportare a Siena, speriamo che ci rimangano, ma insomma la vedo un po' dura, nei negozi del centro storico. E ha coinvolto anche le attività commerciali? Sì, sono coinvolte anche le attività commerciali. Inoltre, una volta alla settimana nei bar del centro ci sarà un appuntamento musicale, un aperitivo musicale dove parleremo di Bastianini e sentiremo anche la sua voce. Insomma, ecco. Quindi tanti progetti in cantiere, ovviamente tutti nel 2022. Tutti nel 2022, ce ne sono anche altri, una d'iniziativa della Pantera ci dovrebbe essere
un'opera lirica in pian dei Mantellini, ma insomma la cosa è ancora da definire, perché fare un'opera lirica non è uno scherzo. Indubbiamente bisogna aspettare il Palio, perché per caso si vincesse bisogna vedere come andrà il Palio. No, ma insomma, anche questa è un'iniziativa, questa però è un'iniziativa proprio della Contrada, che noi non facciamo nostra, ma appoggiamo. Dopodiché ci sarà il 24 di settembre, il giorno della nascita di Ettore, uno spettacolo in teatro. Uno spettacolo che sta scrivendo Massimo Bigliorzi, che conosciamo molto bene, e di cui io ho l'onore e il piacere di fare la regia. E abbiamo pensato a uno spettacolo completamente diverso dai soliti concerti celebrativi, anche perché c'è stato qualche mese fa un concerto fatto dalla Chigiana con Luca Salzi, un grandissimo baritono, per cui ripetersi con i concerti non ci sembrava, ci sembrava appunto di ripetersi. E allora abbiamo preso l'ultimo libro che è stato scritto su Bastianini, che parla delle lettere che si sono scambiati lui e la sua fidanzata storica Emanuela Bianchiporro nei 3 anni che sono stati insieme e che lui voleva assolutamente sposare, fino al momento in cui non seppe che la sua malattia lo portava alla morte, insomma, ecco. Ecco, quindi tante le iniziative. Per chiudere, soltanto una battuta finale, ne stavamo parlando prima, lei tra l'altro ha un rapporto particolare con Ettore Bastianini, insomma, ci spieghi un attimo in particolare di cosa parliamo per concludere. Il particolare è che io sono il nipote di Gaetano Vanni, che è lo scopritore di Ettore Bastianini, perché lui era a bottega da mio zio, che era pasticcere, mio zio era un tenore, e cantavano tutte le mattine, loro cantavano sempre. Lui si accorse che questo ragazzo aveva qualche cosa di particolare e lo portò dal maestro Sderci al Duomo, entrò nel coro e iniziò a cantare da basso. E così ha proseguito con i maestri ammannati dopo, e probabilmente la grande voce di baritono che è venuta fuori in Bastianini dipende probabilmente proprio dal fatto che lui nasce come basso. Io però, se mi permetti, volevo certo ricordare anche le altre persone che sono con me nel comitato, come Simone Mugnaini, che è un tenore di provenienza senese, ma ora non abita più a Siena, che è il più grande collezionista delle cose di Ettore. Ha 2 piani della sua casa, sono pieni. Poi c'è Umberto Ceccherini della Pantera, Andrea Tiribocchi, Davide Chiti e i due, il vicario generale e il provicario alle pubbliche relazioni della Pantera. Grazie mille, noi ringraziamo Marcello Vanni per averci raccontato le iniziative, ovviamente di cui torneremo sicuramente a parlare, per Ettore Bastianini, e ridiamo a voi la linea, Viola. Allora io devo dare la linea alle pubblicità e poi torniamo per i saluti, per salutare tutti i nostri ospiti. Prima di chiudere e salutarvi e dare la linea al direttore Matteo Borsi, poi che proseguirà con tanti ospiti, tra l'altro rimanete sintonizzati, attaccati alla televisione, perché gli ospiti di oggi sono tutti ex capitani, a maggior parte vittoriosi, tutti ex capitani molto conosciuti, quindi sarà interessante capire se ci daranno qualche spunto per capire come viene fatta la scelta dei cavalli, come, con quale criterio vengano scelti certi cavalli. Vabbè, non voglio fare altre polemiche, però voglio ricordare in chiusura i successi di Bonucci. No. E che cosa è successo? Dai, Imperatore da Clodia, Beauchalet, 2 stalloni grigi, uno mastodontico, bello, atletico, l'altro un mezzo cavallo,
Innanzitutto non ero da solo, era un gruppo di amici. Con un gruppo di amici eravate cui, un gruppo che abbiamo, diciamo, avuto la fortuna di trovare diversi cavalli importanti, hanno dato grandi risultati. Anche vincesse in il premio polo. All'allevamento del ministero sì, a Tarbo, no? Sì. Ma con poi grande anche... sformato dei francesi sì. Perché... ma poi anche Bomario, vedete, un cavallo che ha vinto tutti i pali d'Italia praticamente. No, Imperatore era un cavallino piccolino che peraltro era due volte bombolino e che però si è rivelato almeno nell'ippodromo un fenomeno. Sì, ha vinto in Francia e dicevo prima che allo Champ montato da Christian de Mourus e lui ci crede, sta un po' più sotto, era ultimo alla curva di Lo Champ, insomma è una bella addirittura, arrivò al terzo in fotografia e disse se credevo che era questo cavallo vincevo facile, ecco, quindi per dire poi, che cavallo però non era. Si possono picchiare poi i fattini dell'ippodromo, capito? Quando scendi sì. Non è che li puoi scorciolare un po'. Non è vero. Ma però in separata sede perché certo. È spreviso, non si può. Guarda come ridano tutti, perché ci sono di tanto l'ippodromo mi piace meno perché non c'è questa possibilità di scenderlo e spatacchiarlo un po' il fattino, no? Sono troppo senese. Quindi Bosciale invece in Italia è stato ha fatto prestazione maggiore di Imperatore, ecco, e poi anche come stallone io mi piacerebbe più utilizzare per esempio un Bosciale, un altro fisio rispetto a Imperatore. Te c'hai, chi c'hai? C'hai te una Bosciale? Sì, c'è questo prodotto Bosciale fulmine femmina, è nata Gioia Pura. Ciao. Grigia? No, non è grigia. Però dicevo, più che altro meglio Bosciale come diceva lui, anche perché per l'Italia, anche per le corse dei tre anni, si parte sempre 1500, 1800, ci arrivi alla fine, diciamo Bosciale era adattissimo a, sì. Dal miglio insomma. No. Sì, infatti non ha vinto in Francia perché credo 2004 era un po' lunga per lui, sì. Mentre invece quell'altro faceva anche... Sì, sì, c'aveva, dicevano, un battito del cuore incredibile. Da Endurance poteva anche. Hai fatto anche Montalcino, no? Quest'anno no. No, quest'anno no, avevo troppo lavoro. Quando sarai nel continente con i tuoi cavalli da Endurance? Se sono fortunato, alla Coppa delle Regioni. A Pista? No, dove la fanno? Non so dove sia quest'anno, decidono all'ultimo momento. A settembre? Ottobre. Tutti liberi? Grazie delle vostre... Grazie. Mi sono divertita, eh? Poi come sempre impariamo qualcosa in più, abbiamo tante belle notizie. Grazie a voi da casa che ci avete seguito, rimanete assolutamente incollati al teleschermo o al vostro cellulare se ci seguite in live streaming, perché tutti questi ex capitani che ci saranno, vediamo se risponderanno a tante domande. Hashtag Passione Palio, ciao, a domani. Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Simoncini, Vivaio Cerretani, Superauto, ETS Tech, Neomedica, Ristorante Casa Tua, Gross Market.